Interventi rapidi. Presidente, Grazie, io ho chiesto Presidente. la parola da L'ho tempo. vista, consigliera, sì. Ah, perfetto, perfetto. Grazie, Presidente. Anche io sono molto, molto perplessa perché questa delibera, come ben ha rappresentato il collega Faschina, è una delibera di indirizzo. È una delibera di indirizzo che non va a cozzare con altre delibere che già esistono e si può tranquillamente modificare anche il regolamento EPA dando il voto favorevole a questa delibera. Il Movimento 5 Stelle era quello che metteva la persona al centro, era quello del nessuno deve rimanere indietro, secondo me nessuno deve rimanere indietro, né questi ragazzi che hanno delle difficoltà, questi ragazzi che sono speciali, diciamolo che sono speciali, e neppure le loro famiglie, ma neanche i lavoratori devono rimanere indietro. Nessuno deve rimanere indietro in questo percorso. E siccome il percorso era già iniziato molti mesi fa, più di un anno fa, e questo percorso non ha portato poi a delle conclusioni, ma è mancata forse la volontà, io non lo so. Però io veramente voglio fare un appello ai miei colleghi perché si faccia un'azione di coraggio, perché facciano qualcosa che è da movimento, perché l'internalizzazione è nelle corde del movimento. Forse qualcuno se l'è scordato, però in realtà è così. E allora, se noi riuscissimo a coniugare l'attenzione per la persona che ha delle necessità con l'attenzione per il lavoratore che non deve essere sfruttato, forse, probabilmente, riusciremo a fare un qualche cosa che è ancora nelle corde del movimento. Per questo motivo e per molti altri, io questa delibera voterò sì e ringrazio i proponenti e tutte le persone che si sono ad ogni livello adoperati perché questa delibera andasse avanti. Grazie, Presidente.